Abruzzo, dalla terra al mare. In questa puntata parleremo di... Olio al Sol d'Oro premiato l'Abruzzo. Cupello, un festival per il carciofo Mazzaferrata. A primavera nel frutteto in fiore. Al Vinitaly, un quadro che parla d'Abruzzo. Con il sole che ci bacia, Abruzzo, dalla terra al mare, parliamo dell'olio abruzzese che ha avuto bellissimi risultati al Sol, che è una manifestazione che si svolge a Verona parallelamente al Vinitaly. Un Sol d'Oro e due gran menzioni per l'Abruzzo al Sol di Verona. Per la sezione extravergine fruttato intenso, l'azienda agricola Tommaso Masciantonio di Casoli, in provincia di Chieti, ha conquistato il Sol d'Oro. Gran menzioni per la categoria Absolute Beginners per il frantoio Tini di Castilenti, in provincia di Teramo, e per la categoria extravergine fruttato leggero per l'oleificio De Iulis Timando di Pianella, in provincia di Pescara. Parliamo di olio, parliamo di Sol a Verona Fiere. Marino Giorgetti, che è consulente anche di Verona Fiere, cura l'allestimento e degustazioni degli oli al Sol. L'olio, ovviamente, parliamo di quello abruzzese. Ma certo, allora il Sol, che è il salone dell'olio extravergine di oliva, finalmente riparte anche questo insieme al Vinitaly in contemporanea, quindi nelle stesse giornate, una rappresentazione dell'Abruzzo molto attiva, diverse aziende che hanno anche partecipato alla 20ª edizione del concorso Sol d'Oro. Una edizione molto combattuta, oltre 250 oli da tutto il bacino del Mediterraneo, anche dalla Cina, per dire, quindi è veramente una bella battaglia, però appunto l'olio abruzzese si è difeso molto bene, un'azienda ha addirittura vinto il Sol d'Oro in una categoria particolare, il fruttato intenso. Mentre tante altre hanno anche avuto delle gran menzioni e questo appunto ha testimonianza che l'olio abruzzese non ha nulla da da invidiare rispetto alle altre produzioni di altre regioni forse più blasonate. Restiamo a parlare di questo olio abruzzese, delle varie caratteristiche degli oli secondo i vari terreni, no? Le caratteristiche ambientali, e come sarà il prossimo raccolto, come sarà l'annata? Ma allora, per ora le condizioni sono buone, chiaramente dobbiamo attendere l'evolversi dei prossimi mesi. Se ricordate, la campagna scorsa è stata così flagellata, tra virgolette, da un'estate rovente, dalla mancanza di pioggia, che poi diciamo verso fine settembre si è recuperato molto, e quindi ecco che la produzione comunque è stata buona. Per ora le condizioni sono buone e speriamo bene appunto che questo clima, che è sempre più pazzerello, non ci faccia brutti scherzi, e quindi anche per il 2022 ci sia una ottima produzione di qualità. Ci sono una peculiarità della produzione agricola nel comune di Cupello, nella zona del Vastese, ed è tornato quest'anno il Festival del Carciofo e noi ve lo raccontiamo. Thank you.
Sindaco, dunque è tornato questo Festival del Carciofo. Finalmente è tornato il Festival del Carciofo, un festival che torna dopo 2 anni di fermo, festival che mi vede come sindaco per la prima volta, festival che a Cupello ha questa dicitura festival da soltanto 7 anni, però che i cupellesi festeggiano da ormai dal 1968. Il nostro carciofo è un carciofo che ha delle caratteristiche organolettiche buonissime, dovute soprattutto alle caratteristiche fisiche del nostro territorio. Cresce in un ambiente collinare adatto. Il nostro è un carciofo dal cuore tenero perché non ha spine, non ha la palluzza solita che si trova nei carciofi. E davvero ha delle caratteristiche organolettiche che sono state studiate anche negli anni da diverse società, nonché da università, per cui lo rende un prodotto topico, cioè proprio del nostro territorio. Una tradizione di cui si sentiva la mancanza, sentiamo Emanuele Marcovecchio, consigliere regionale. Una tradizione che da qualche anno si era interrotta per motivi a tutti quanti noti. E questa comunità ha risposto con energia all'amministrazione comunale, che ha voluto fortemente ripartire con l'iniziativa. È chiaro che questo fa bene al mondo dell'agricoltura, fa bene al comparto primario, ma è anche un momento di vetrina, una vetrina per questa comunità, per questo territorio. Quindi muove certamente economie, ma soprattutto muove entusiasmo in questa comunità. Ma facciamoci spiegare da Giulio Pasquale quali sono le caratteristiche di questo carciofo. Questo carciofo è la mazza ferrata di Cupello. Le sue caratteristiche sono queste. Le brattee, cioè le foglioline di questo carciofo, convergono al centro e al centro abbiamo un buchetto. Poi il colore di questo carciofo è violaceo, più a un gambo che può essere gustato. È un carciofo singolare, nel senso che soltanto a Cupello esiste questo carciofo mazza ferrata, nel senso che il nostro territorio, il nostro sottosuolo ha delle proprietà che altri sottosuoli dei paesi viciniori non hanno. È la singolarità di questo carciofo, che non è amarognolo ma è dolciastro, e questo ci permetterà di avere l'IGP, l'indicazione geografica protetta di questo carciofo, perché è singolare anche nel sapore, oltre nella forma anche nel sapore. Carciofi alla cupellese, sono praticamente fritti, si mettono prima a testa in giù, si riempiono naturalmente con uova, formaggio, mollica di pane, aglio fresco, un po' di pepe, si fa il ripieno, poi vengono posizionati a testa in giù e si fa fare, diciamo, questa parte croccante per non far uscire il ripieno, poi si girano e si lasciano, si mette un bicchiere d'acqua, un po' d'acqua, e si lasciano cuocere lentamente. Una teglia di questi ci vuole 25-30 minuti, si cuociono facilmente perché sono tenerissimi. Questa è la lasagna alla cupellese, dentro c'è una sfoglia di spinaci, della besciamella, formaggio, grana e dei carciofi trifolati passati in padella. E poi cotta al forno per una ventina, 20-30 minuti e servita. Infatti al centro è così bella morbida. Guardate che bellissimo frutteto, ci sono dei fiori bianchi adesso. Noi ci siamo stati qualche settimana fa con il professor Pacchioli, che ci ha dato importanti informazioni sulla frutta, su quelle varietà che vengono prodotte in questa zona. Thank you.
Oggi si parla di frutta e siamo in un bellissimo campo con il professor Silverio Pacchioli, agronomo, però ci deve spiegare queste piante che ci circondano, che piante sono? Allora, siamo qui e abbiamo un po' di tutto, perché siete stati fortunati oggi, perché siamo in un campo dove abbiamo pesche, albicocche, susine e mele, quindi meglio di questo non si poteva fare. Qui abbiamo pesche e abbiamo diversi cultivar di pesche e ci tengo a sottolineare questo perché questo proprietario vende le pesche, le vende su strada e quindi ha bisogno di un certo quantitativo minimo che riesce appunto a vendere tutti i giorni. Quindi qui ci sono diversi cultivar, ce ne saranno una decina che maturano tutte lentamente in modo che lui riesce a collocarle tutte sul mercato. Cominciamo a raccogliere dagli inizi di maggio e andiamo avanti fino alle ultime, le raccogliamo alla fine di settembre, agli inizi di ottobre con le famose percoche con le quali poi si ottengono le sciroppate famose qui nella Vallata del Sangro. Le precoche, le percoche, insomma, rappresentano una tradizione anche. Sì, qui rappresentano una tradizione, non dimentichiamoci che la Piazzano, tutta la Vallata del Sangro è famosa per questa bella percoca di Piazzano, ma in generale questa un po' dagli anni 50 è stata sempre terra di pesche, terra di fruttiferi, e ai quali appunto drupaci si sono aggiunti negli ultimi anni degli appezzamenti di mele. Infatti vedete alle mie spalle una coltivazione di melo e una fuji questa. Però prima di parlare di mele mi interessa, io vedo una cosa che è qui nella pianta, che lei me l'ha chiamata, se non sbaglio, spaghetto. Perfetto, questo è uno spaghetto come lo chiamiamo noi. Allora in questo appezzamento noi facciamo difesa integrata. Cioè riduciamo per quanto possibile l'uso dei prodotti fitosanitari perché il consumatore oggi vuole prodotti appunto a basso residuo. Allora cosa facciamo con questi spaghetti che tu hai preso? Qui dentro noi abbiamo il profumo della femmina. Profumo della femmina di un insetto che ci dà fastidio ed è la tignola del pesco. Allora ce ne sono diversi, qui abbiamo circa 1000 di questi piccoli spaghetti, si chiamano diffusori, all'interno dicevo c'è questo particolare profumo, è un profumo che confonde il maschio. Questo insetto non dà fastidio da adulto, ma dà fastidio da larva, quindi quello che noi dobbiamo evitare è l'accoppiamento. Se noi riusciamo ad evitare l'accoppiamento non nascono le larve, quindi non abbiamo il problema. Quindi qui dentro noi adesso non lo sentiamo, ma c'è un profumo fortissimo di questa femmina e il maschio non riesce più a localizzarlo e a trovarlo e quindi si evitano gli accoppiamenti. Si picchia. È normale che vale solo per il genere animale, per gli insetti. Parliamo di mele, ci spostiamo un po' più qua, andiamo davanti alle piante di mele che poi tra l'altro ci colpisce subito una struttura di queste piante. Sì, qui abbiamo un impianto di mele, vedete, anzi c'è la possibilità oggi di vedere l'impianto più recente e l'impianto più vecchio, dove vedete anche la dimensione dei tronchi che è più grande. Logicamente questo è un impianto intensivo, cioè le piante sono molto ma molto strette come vedete sulla fila. Perché questo? Mettere le piante più strette, oltre ad aumentare un pochino la produzione per ettaro, permette di anticipare la raccolta. Noi oggi qui possiamo raccogliere già al secondo anno dall'impianto e questo tenete conto che è importante perché fare un impianto di mele oggi costa anche 30-35, si arriva anche a 50.000 euro, questi soldi devono rientrare. Quindi mettendo stretto si ha una competizione fra le piante, la competizione per la pianta significa cominciare a produrre prima. E qui vedete da questa parte, spostiamoci un pochino. Da questa parte vedete un impianto di fuji molto particolare. Sulla mela quello che è importante è il colore. Noi abbiamo bisogno di una mela molto colorata. Teniamo conto che qui non siamo in montagna, non siamo in Trentino. In Trentino è più facile fare colore. Qui siamo in pianura, quindi possiamo fare la mela di pianura, che anche la fuji, la gala. E abbiamo questo impianto doppio, come vedete, e questo permette, vedete la pianta va molto in alto, questo permette alla luce di entrare e di colorare bene il frutto. Quindi è un impianto brevettato, la forma dell'elemento è brevettata e ci permette di migliorare la colorazione, perché oggi la mela vuole il suo colore, così come tutta la frutta in generale. E ci spostiamo però, abbiamo parlato dunque di
di mele e adesso invece altro colore. Bellissima pianta di susino, ecco, vedete questo susino che abbiamo qui davanti, tutto colorato, tutto bianco. Questo si tratta di un susino cino-giapponese. I susini vengono divisi in due grandi gruppi, abbiamo sia il susino cino-giapponese che il susino europeo. Per intenderci, il susino europeo sono un po' quelle che chiamate comunemente prugne, no? Che noi raccogliamo tardivamente. Invece queste sono quelle più precoci, fioriscono tantissimo, però hanno diversi problemini. Qui abbiamo anche sull'albicocco, abbiamo avuto anche qualche problema di gelo. Purtroppo le fioriture precoci danno sempre questi problemi. Meno male che siamo al danni del 5-10%, quindi non grave la situazione. Ecco, quindi se ci spostiamo davanti vediamo l'albicocco e qui abbiamo diverse cultivar di albicocco. Ecco, quello che mi preme sottolineare è che abbiamo sia varietà antiche, quindi varietà classiche, diciamo la tipica cafona, la pellecchiella, alcune varietà cultivar vesuviane, però abbiamo anche albicocche molto recenti, le cultivar spagnole e francesi, che sono le cultivar molto rosse, sovraccariche di colore, sembrano quasi delle pesche. Direi che è un'azienda molto innovativa questa, quindi vedete anche qui possiamo, è un'azienda inerbita, se guardate a terra vedete non è stato lavorato il terreno, non si fa uso di diserbanti, e si è ridotto tantissimo le lavorazioni, cerchiamo di inerbire e quindi di trinciare l'erba e di recuperare la sostanza organica, diciamo un ciclo chiuso anche della fertilità. Per concludere, l'appello a mangiare la frutta, perché anche questa... L'appello è a mangiare la frutta, ne dobbiamo mangiare sempre di più. Purtroppo noi italiani mangiamo poca frutta, ne dovremmo mangiare, secondo il grande progetto, 5 colori al giorno. Dovremmo consumare 400 grammi di frutta al giorno, dei 5 colori, quindi il rosso, il giallo arancio, il verde, il bianco e il blu viola. Purtroppo noi ne consumiamo circa 200-300 grammi al giorno, quindi ben lontano dai 400 grammi. E mangiare tanta frutta significa anche stare meglio. E torniamo a parlare di Vinita, di questa importante vetrina internazionale per i nostri vini. C'è stato un momento davvero particolare in cui è stato presentato un quadro in cui si è parlato di D'Annunzio, di Michetti. Noi c'eravamo, ci siamo trovati tra amici. Vediamo cosa è successo. E l'arte di Ergilia di Teodoro Edith, in arte arriva al Vinitaly, con un quadro ispirato a Michetti. Sì, è un quadro dal titolo La figlia di Iorio. La figlia di Iorio è un tema che io ho avuto molto a cuore da diverso tempo e quindi ho voluto approfondire la conoscenza di questo tema anche grazie a un'amica, Franca Minnucci, che mi ha spiegato la storia di questo dramma pastorale. E ho ideato questo quadro e poi ho fatto la rivisitazione delle avanguardie storiche in questo quadro che ho inserito appunto in questa serie, e dove io praticamente attraverso tre scene, tre slide, riassumo questo dramma pastorale in cui con i miei colori, attraverso i miei colori accesi, dove si evince forse in realtà un astratto, ma vengono fuori delle figure e dei temi. Quindi la tecnica che ha usato? Allora, è una tecnica, la tecnica che uso è una tecnica mista, i colori sono piuttosto vinilici a rilievo e materici, e io in questo progetto ho voluto quindi innanzitutto inserire Franca Minnucci, proprio perché facendo eventi, parlando di questo quadro, lei può con la sua abilità raccontare la storia attraverso le poesie, attraverso la recitazione, e poi soprattutto, visto che siamo qui al Vinitaly soprattutto, Fausto Zazzara, l'artigiano delle bollicine. Ho scelto questo artigiano proprio in quanto è una ditta di Tocco da Casauria, che è la location per eccellenza di Michetti, quindi è quindi ispirato proprio a questo terreno, a questo territorio. Infatti questo quadro vuole proprio riportare al futuro diciamo la tradizione abruzzese nel tempo. È un quadro che racconta proprio di una storia di una donna, la figlia di Iorio, dove io mi sono sempre sentita un richiamo molto forte, dove tutte le donne veramente si potrebbero ricondurre.
Franca Minucci, in questo bellissimo progetto dove c'è l'arte, c'è l'Abruzzo, c'è il vino e c'è il cuore. Sì, e c'è D'Annunzio. C'è D'Annunzio e c'è Michetti, ci sono i due grandi personaggi della nostra terra. E forse non c'era luogo più giusto che questo per venirli ad onorare entrambi attraverso quest'opera, l'opera di Edith, di Ergile e di Teodoro, che io ho molto apprezzato dall'inizio e ho anche un po' sollecitato, come credo insomma sia stato detto. E, volutamente, perché poi lei è di Tocco Casauria, quindi questo incontro tra D'Annunzio e Michetti a Tocco Casauria era una cosa che doveva ritornare proprio, diciamo, nelle viscere, nelle pieghe di quella località. E sì, siamo qui per raccontare questo personaggio, la figlia di Iorio, che è diventata adesso un'etichetta importante di questo famoso spumante, anche con Bollicini, che fa un altro personaggio, un altro imprenditore, anche poeta, perché per fare il vino ci vuole molta poesia, che è Zazzara, per cui questo quadro è diventato l'etichetta di questa bottiglia di Bollicine, quindi di questa raffinata bottiglia di spumante. Che dire, io quando ho guardato quest'opera di Edith ho pensato molto alla figlia di Iorio e ho pensato anche che siamo un pochino tutte figlie di Iorio, ancora oggi, di questa ragazza che arriva in questa piazza e che deve fuggire perché gli uomini in qualche modo la disturbano, la vogliono violare, violentare. E questa ragazza che invece va dritta verso una sua vita, ma non ce la può fare, no? A resistere al pregiudizio, per esempio, del fatto che lei era una straniera, per cui questo fatto, no, come sappiamo, è come se è il territorio che dà una garanzia morale. Ora, questo se è anche vero, però non ci deve poi, diciamo, prendere il pregiudizio che chi non è del nostro territorio non abbia questa garanzia. Quindi a Vinitaly si rilancia questo messaggio di universale. Di universalità, ed è questo che noi abbiamo fatto con quest'opera. Ma d'altronde D'Annunzio nessun'opera ci racconta come questa. Permettimi soltanto di dire quello che D'Annunzio dice di fronte al quadro di Michetti e che viene spontaneo anche di fronte al quadro della Edith. Qui è tutta la nostra razza rappresentata, la vivace e antica razza d'Abruzzi, così gagliarda, così pensosa, così canora, intorno alla sua montagna materna, donde scendono in perenni fiumi all'Adriatico la poesia delle leggende e l'acqua delle nevi. Presidente Marco Marsilio, un momento in cui si mettono insieme il vino, la cultura, la tradizione, Pescara. Eh sì, vedo, è sempre stato così, non è una semplice bevanda, è sempre stato espressione della cultura di un territorio che peraltro, soprattutto nella zona da cui proviene quest'opera, ha sempre rappresentato appunto un gran bel connubio. Le cantine del territorio si caratterizzano per questo connubio tra l'arte, il territorio e il vino. E in questo caso questa presentazione di quest'opera di Edith, che comparirà su un'etichetta di Fausto Zazzara, di uno spumante appunto toccolano e abruzzese, è una rivisitazione moderna e audace della figlia di Iorio, di un quadro famosissimo, di un'opera famosissima, iconica del nostro territorio e della nostra migliore cultura e tradizione. Fausto Zazzara ha voluto dedicare un'etichetta che poi sarà ripresa, non è questa perché è quella che stiamo bevendo, perché questo è un 24 mesi, invece l'etichetta per il quadro è di un 60 mesi, perché deve avere un equilibrio fra quello che è l'importanza del quadro e quello che è il vino, che è lo spumante, per cui deve esserci questa affinità, questa tra l'arte e anche nel fare uno spumante, quindi ci deve stare questa, cioè non può essere squilibrata, quindi nel bere questo spumante con questa etichetta dei 60 mesi deve avere, ecco, questa deve essere degustato osservando il quadro ed avere le stesse emozioni nel vedere il quadro e nel bere il mio spumante. E siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Abruzzo, dalla terra al mare, un contenitore di servizi interessanti e belli che riguardano la nostra meravigliosa regione. Vi ricordo l'indirizzo mail abruzzo, dalla terra al mare, @rete8.it e come sempre vi ringrazio. Grazie da me Gioia e da Alessandro che è dietro la telecamera e cura tutta la parte tecnica. Ci vediamo alla prossima puntata con Abruzzo, dalla terra al mare.